Il centrodestra in piazza anche a Cagliari in questo 2 giugno, vediamo due cartelli, aiuti veri per commercianti, artigiani e partite IVA, e poi ce n'è senza anche bandiere un altro. Di partito, ma con le partite IVA che sono state dimenticate dal governo Conte. Questa è un flash mob, fatto in sicurezza con le mascherine. Non è una manifestazione, non scendiamo in piazza, non è un momento di protesta, ma un momento di proposta. Noi siamo qua per incontrare i cittadini sardi, per incontrare appunto le partite IVA, le attività produttive, i commercianti, tutte le persone che sono state dimenticate in questo mese di, in questi mesi di emergenza da questo governo. E domani, il 3 giugno, c'è un cambio di passo, si aprono i confini interregionali e vogliono assolutamente ripartire, ma vogliono un sostegno per la ripartenza anche da questo governo che li dimentica. Stiamo ascoltando, noi siamo anche in Parlamento, ci sono consiglieri regionali, assessori, e siamo la voce di queste persone, siamo a disposizione, stiamo raccogliendo le idee, stiamo raccogliendo le proposte per portarle a Roma e farci sentire da questo governo che è sordo di fronte all'emergenza che sta vivendo questo paese, sanitaria prima e adesso dal punto di vista economico. Zoffili, si parla di emergenza sanitaria anche economica, ha ben ricordato, da domani insomma si cambia passo per gli arrivi, c'è polemica comunque in Sardegna, la certificazione per chi arriva da fuori, qual è la sua posizione? Vabbè, il governo Conte ha rigettato la proposta del governatore Solinas di un certificato, di un semplice certificato di negatività per vivere una vacanza ancor più in modo libero. Scatta il piano B, il presidente al lavoro anche in queste ore per ultimare insomma gli accorgimenti che verranno presi nei prossimi giorni per poter entrare in Sardegna. Gli ho parlato prima e poi farà lui sicuramente l'annuncio, ma ha parlato di una registrazione, e per chi si presenterà con un test fatto in modo specifico volontario, ma ha parlato anche di agevolazioni e di un bonus per le vacanze. Quindi la Sardegna aspetta tantissimi turisti, migliaia, a braccia aperte per vivere. Giorgio, anche in Ogliastra, tu sei il nostro assessore ai trasporti che è dell'Ogliastra, per vivere ad Alghero, Giorgio, assessore comunale di Alghero, per vivere queste vacanze. Anche aggiungo, per chi potrà permetterselo, perché insomma si stanno vivendo dei momenti difficili a livello economico, per vivere delle vacanze veramente, veramente, veramente alla grande. In una battuta, Zoffili, secondo lei perché il governo appunto sta rigettando comunque queste proposte di Christian Solinas? Ma il governo sta rigettando di tutto. Io da parlamentare ho presentato con gli altri miei colleghi alla Camera, ma anche con i senatori, centinaia di emendamenti, centinaia di ordini del giorno ai vari decreti che sono arrivati in aula. Un governo lontano dalle esigenze dei propri cittadini. Quindi se non ci pensa il governo, ci pensa la Sardegna, e sta lavorando per accogliere veramente migliaia di turisti per questa splendida stagione, per luglio, per agosto, per settembre, ma anche per i mesi successivi, perché io lo ripeto, la Sardegna non è bella solo d'estate, ma è bella e si può vivere in vacanza anche tutto l'anno, in ogni zona della Sardegna, non solo sulla costa ma anche nell'entroterra. Penso alla provincia di Nuoro, la splendida Barbagia, ci sono degli itinerari fantastici, abbiamo detto prima Alghero, Cagliari, Stintino, Castelsardo, se no l'amico Lorenzone di Castelsardo poi mi chiama, guarda Castello Online e mi sgrida, è stupenda. Siamo al lavoro per riempirla di turisti in sicurezza, ovviamente per far girare l'economia anche di quest'isola.